Passerei quindi al prossimo relatore sul processo di rigenerazione delle sabbie inorganiche. Invito quindi. Prego. Buonasera a tutti. A seguito della presentazione sul legante inorganico al Cordis, viene giusto in prosecuzione il discorso del trattamento delle sabbie esauste dalla fonderia, no? Quindi il 15 o 20% che veniva citato come percentuale di sabbia attualmente rigenerata. Ecco quindi che Fata, e nello specifico io, veniamo qua a presentarvi quello che è il risultato di tutta una serie di test e di prove di laboratori che ho portato avanti negli ultimi circa 2 anni ormai. E il risultato infatti è un impianto di rigenerazione che è installato da luglio del 2017 ed è in funzione. Questo impianto tratta attualmente con una produttività di 1,5 tonnellate circa le sabbie che vengono utilizzate in una fonderia italiana ed è frutto di tutto quello che è avvenuto nell'anno e mezzo precedente di studi congiunti di Fata e dei massimi produttori di più conosciuti produttori di resine inorganiche al momento, dove abbiamo portato avanti tutta una campagna di studi e di test per capire quale processo, quale procedura poteva essere la migliore per rigenerare le sabbie esauste, le sabbie utilizzate e restituirle alle animisterie. Fata in questo ambito della rigenerazione ha un'esperienza che è ormai quasi quarantennale. Abbiamo impianti che sono in grado di trattare da 0,5 tonnellata a 12 tonnellate all'ora le sabbie provenienti dalle più svariate, dai più svariati contesti, che possono essere terra verde nella fonderia Ghisa oppure shell molding oppure cold box e hot box, e quindi abbiamo deciso di entrare anche di prepotenza nell'innovazione data dall'inorganico. Questo sistema che è in funzione ha un design, una forma vera e propria del forno che è stata ottimizzata e studiata appositamente per lavorare con la sabbia che ha legante inorganico. Questa sabbia, superate certe temperature di rigenerazione, ha dimostrato di essere un po' pastosa, di avere delle proprietà di appiccicosità, ecco. Quindi non abbiamo potuto utilizzare un forno a catalogo come erano quelli precedenti, ma l'abbiamo dovuto ridisegnare e abbiamo dovuto studiare alcuni componenti interni che sono brevettati e dedicati appunto all'inorganico. Visto l'avvento dell'industria 4.0 e di queste innovazioni abbastanza recenti, il sistema ha un software speciale ottimizzato che va a guardare numerosi parametri di funzionamento e in qualche modo è in grado di autoadattare il processo per salvaguardare quantomeno il sistema, per salvaguardare il forno e la sua funzionalità. Eventualmente a discapito della produttività istantanea per mantenere comunque la funzionalità del sistema sul lungo termine. Come vi dicevo, il sistema è ormai in funzione da più di un anno, da luglio dell'anno scorso, e questo è semplicemente un calendario dei risultati delle prove per dimostrare che nell'arco di un anno i risultati sono stati soddisfacenti per quanto riguarda la durezza delle anime ottenute con la sabbia rigenerata e praticamente sempre con risultati maggiori e superiori a quelli ottenibili con la semplice sabbia nuova acquistata da fornitore. L'impianto è sostanzialmente composto da una serie di nastri che vanno a collegarsi con tutta la fonderia per recuperare le anime rotte o la sabbia che arriva dalla sterratura o da sotto i caroselli e dalle spare anime, e tutto questo flusso di sabbia viene portato a un sistema di trattamento meccanico
successivamente viene bruciata questa sabbia, quindi con un trattamento termico, e la parte finale è direttamente l'alimentazione con trasporti pneumatici, sostanzialmente l'alimentazione diretta alle sparanime, quindi all'animisteria. Come siamo riusciti ad arrivare a ottenere questo risultato? Quindi come abbiamo fatto a convincere un potenziale cliente a vendere questo impianto a questo potenziale cliente? Siamo partiti dal 2014 installando presso la nostra ditta un impianto che noi chiamiamo impianto pilota, un impianto dimostrativo. È composto da un forno da mezza tonnellata di capacità produttiva e da una cella di attrizione scrubber con dedicato depolveratore. Questo impianto è molto flessibile in quanto non ha tutti gli automatismi di un impianto di produzione normale e ci ha permesso di fare numerose prove che possono essere variate. Possiamo fare un trattamento termico con uno meccanico a seguire, solo un termico, solo un meccanico, o miscelare i vari trattamenti. Che cosa abbiamo fatto? Partendo dalla sostanziale conoscenza dei trattamenti precedenti, cold box e hot box, abbiamo semplicemente preso a paragone la resistenza delle anime che si possono ottenere con la sabbia nuova e l'abbiamo paragonata con la resistenza delle anime fatte con della sabbia rigenerata con i nostri diversi trattamenti possibili, quindi solamente termico, solamente meccanico, un mix dei due o addirittura il trattamento che tipicamente viene usato per la terra verde, che è un meccanico, termico e meccanico. E abbiamo visto che il risultato più ottimale, più soddisfacente, prevedeva un trattamento meccanico prima e un trattamento termico dopo. Quindi diciamo, siamo arrivati a stabilire che il trattamento meccanico per quanto riguarda le resine inorganiche è sostanzialmente necessario. A seguito, avendo noi la possibilità di variare e regolare i parametri di funzionamento del nostro macchinario di attrizione meccanica, quindi cambiare la potenza del trattamento in funzione della produttività stessa del macchinario, abbiamo fatto diversi cambiamenti di parametri mantenendo il processo meccanico-termico che era stato definito in precedenza. Quindi abbiamo provato temperature diverse, 650 gradi o 750 gradi, e tarature di trattamento di attrizione meccanica più o meno potenti, più o meno aggressive. Ne è risultato che una temperatura molto alta e un trattamento abbastanza aggressivo siano i più utili, dando addirittura delle resistenze delle anime notevolmente superiori a quelle ottenibili con la sabbia nuova. Per contro, questo tipo di trattamento meccanico molto aggressivo dava delle efficienze, un consumo di sabbia per attrizione notevole. Di comune accordo con il cliente si è deciso di non andare ad avere una resistenza delle anime così elevata per evitare anche problemi alla sterratura o altre analogie, e abbiamo quindi mantenuto una buona efficienza di trattamento con un trattamento meccanico medio, non voglio dire soft o hard perché comunque sono parametri che variano notevolmente, però facendo tutta questa serie di test a varie differenti temperature, varie differenti tarature, siamo riusciti a entrare un po' di più nel dettaglio di quello che è la necessità produttiva e abbiamo capito anche come poter variare i trattamenti a seconda di quello che poteva essere il risultato sulla durezza delle anime, sulla resistenza delle anime. Nello specifico, arrivati a definire più o meno quello che poteva essere una temperatura di rigenerazione e una potenza di trattamento meccanico, abbiamo voluto fare 10 o 11 cicli di rigenero consecutivi riutilizzando sempre la stessa medesima sabbia per vedere
se come avevamo ipotizzato inizialmente ci sarebbe stata una deriva nella resistenza delle anime o una diciamo una deriva nell'efficacia del trattamento e nella pulizia della sabbia. In realtà abbiamo visto che, a parte alcuni picchi congeniali al nostro sistema e alle nostre differenti tarature, dopo 11 cicli sostanzialmente noi siamo sempre ben oltre al risultato ottenibile con la sabbia nuova e il sistema è molto stabile. Quindi dopo 10 o 11 cicli, pur mantenendo sempre un'addizione di sabbia nuova del solo 10%, la resistenza delle anime continuava a essere stabile e superiore ai 4 megapascal. Finora vi ho parlato sempre citando la resistenza a flessione delle anime prodotte con la sabbia rigenerata. Il motivo deriva da una scoperta che abbiamo fatto durante i nostri studi, in quanto generalmente dopo ogni ciclo di rigenerazione, con il laboratorio interno che abbiamo all'interno della fata, noi andiamo a qualificare il prodotto in sabbia. Quindi andiamo a fare le prove di perdita calcinazione, di pH, di acidità della sabbia e quant'altro. Abbiamo notato che le prove di richiesta acida fatte sulla sabbia inorganica rigenerata davano dei risultati molto altalenanti e molto strani, ovvero c'erano dei picchi, delle cadute che non corrispondevano a quella che in realtà era la resistenza della flessione delle anime. Quindi abbiamo deciso, anche questo di comune accordo con i clienti, di qualificare la bontà del sistema di rigenero non tanto su una proprietà chimica del prodotto sabbia, quanto su una proprietà fisica del prodotto anime ottenibili con la sabbia da noi rigenerata. E questo, diciamo, ha tolto un pochettino di questa aura di mistero che c'era su questo sistema di rigenero e su questo processo inorganico, perché in effetti anche il cliente, facendo dei test tipici, la perdita calcinazione è pressoché zero perché non c'è nulla che può bruciare, quindi si erano puntati i riflettori sul pH, sulla conducibilità o sulla richiesta acida della sabbia rigenerata, che però davano risultati troppo altalenanti per essere utilizzati per qualificare e quantificare l'efficienza del sistema. La seguente slide serve per introdurre un pochettino di più nel dettaglio il discorso sulla potenza del trattamento meccanico, che durante gli 11 cicli abbiamo cercato di variare in piccola percentuale per vedere se questa piccola percentuale di variazione avrebbe generato dei grossi risultati sulla resistenza delle anime. In realtà abbiamo notato che, stando nell'intorno di un trattamento che ci permette di avere un 85-90% di resa sul materiale rigenerato, muovendoci di piccole percentuali all'intorno di questo tipo di trattamento, la resistenza delle anime varia poco e quindi pensiamo che sia molto più utile puntare e ottimizzare l'efficienza del sistema quanto andare invece a trattare più o meno in maniera potente il granellino di sabbia. Un piccolo excursus su quello che può essere la granulometria della sabbia. All'inizio c'è una leggera perdita, il valore di AFS della sabbia è leggermente degradato, diminuito. Perché? Perché noi nel nostro tipo di trattamento abbiamo un'attrizione meccanica. Questa attrizione nei primi cicli, nei primi passaggi della sabbia all'interno dello scrubber, lavora andando a smussare tutti i punti che possono essere più spigolosi della sabbia, tende a arrotondarla e quindi poi, diciamo, dal secondo o terzo ciclo dei nostri test in avanti, l'AFS e la granulometria della sabbia si sono poi dimostrati essere costanti grazie anche
all'efficacia del nostro sistema di depolverazione che è a monte del sistema scrubber. Quindi nello scrubber noi generiamo per forza di cose della polvere, ma con i nostri macchinari siamo in grado di definire quanta polvere e in che modo andare a eliminarla. L'efficienza di trattamento, come vi dicevo, è sempre nell'intorno di un 85-90%, quasi tutta l'efficienza è dovuta al trattamento meccanico che genera questa polvere e che quindi porta via in parte un po' di peso del materiale da rigenerare. In più ci sono quei 2-3% di resina che in qualche modo vanno a essere rimossi o per attrizione o per trattamento termico di diminuzione degli ioni attivi. Quindi in conclusione, fatta dopo un periodo abbastanza lungo di ricerca e di sviluppo, è riuscita a definire quelli che al giorno d'oggi sono i nostri standard, le nostre milestone per la rigenerabilità della sabbia con un qualsiasi legante inorganico sopra. Quindi abbiamo definito che è necessario fare un trattamento meccanico, il tipo di trattamento termico deve essere fatto con un forno dedicato perché ci sono dei problemi di appiccicosità è possibile ottenere delle anime che hanno, grazie ai piccoli residui di inorganico sopra e all'efficacia del nostro trattamento, è possibile ottenere delle anime che hanno delle caratteristiche di resistenza a flessione addirittura superiori a quelle ottenibili con la sabbia nuova. Tutte queste caratteristiche abbiamo dimostrato con i nostri 11 cicli e con un anno di funzionamento, possiamo dire tranquillamente che questo processo di rigenerazione è stabile, è controllato e dà dei risultati che sono ripetibili. Grazie. Grazie mille per la presentazione. C'è qualche domanda? Io ho una curiosità, ma forse l'ha detto, me la sono persa e quindi mi scuso. Lei ha detto all'inizio che il trattamento ad alta temperatura e particolarmente aggressivo determina una resistenza dell'anima maggiore dell'uso delle sabbie nuove. E come si giustifica questo? Ma dunque, noi abbiamo cercato di andare ad analizzare il perché sia occorso questo incremento di resistenza. Nella realtà non abbiamo una spiegazione definitiva basata su dei risultati chimici o quant'altro. Noi abbiamo una constatazione. Sostanzialmente abbiamo constatato questo miglioramento. Pensiamo che sia dovuto molto più all'effetto di arrotondamento dei granelli di sabbia e quindi a un rapporto superficie-volume che quindi aiuta la resina che mettiamo al ciclo successivo a lavorare con dei granelli sferici, però andiamo a perdere tantissimo in polvere. Certo. Se posso, certo. La spiegazione di questo aumento dell'incremento delle resistenze è dovuta al fatto che il sistema legato a quella temperatura fonde va a chiudere le porosità della sabbia, quindi c'è un arrotondamento del grano, una fusione dei resti del sistema legante che va a chiudere le porosità e questo permette di ridurre un'altra spiegazione per chi non conosce il processo. Uno si chiede perché devo fare un trattamento termico per un prodotto che è inorganico. In realtà il sistema è composto da un legante liquido e della polvere. La polvere contiene degli elementi che reagiscono ad alta temperatura con la parte sodica alcalina del sistema legante. Riesce a neutralizzarla e quindi il riutilizzo, la parte alcalina, non va a interferire sulla velocità di indurimento. Grazie. Grazie mille.